ci ha lodato Gesù Cristo. Nell'ultima catechesi abbiamo puntato l'attenzione sul senso della vita morale, o meglio di quella legge morale naturale, poi rivelata nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, che di fatto è il nostro punto di riferimento costante per il nostro agire retto e veritiero. La domanda che ora ci poniamo è questa: chi può esercitare una certa autorità nella comprensione, nella individuazione di questa legge naturale, rivelata? Chi può essere maestra, insomma, in questo ambito della morale? C'è qualche entità che ne ha l'autorità? La risposta è evidente. La Chiesa ha questa autorità. Il potere interpretare autenticamente il senso del vivere morale e naturale e del vivere morale rivelato. Possiamo allora affrontare questa questione a partire dal numero 429 del catechismo della Chiesa cattolica del suo compendio. In qual modo la Chiesa nutre la vita morale del cristiano? La Chiesa è la comunità dove il cristiano accoglie la parola di Dio e gli insegnamenti della legge di Cristo. Riceve la grazia dei sacramenti, si unisce all'offerta eucaristica di Cristo in modo che la sua vita morale sia un culto spirituale. Apprende l'esempio di santità della Vergine Maria e dei santi. Dunque il cristiano gode di questa grande possibilità, vivendo nella Chiesa viene offerta a lui tutta una serie di possibilità, di risorse spirituali che nutrono costantemente il vivere morale, cioè il suo agire morale non è dettato dalla sua inventiva, è la coerenza con il suo essere battesimale, ma è anche sostenuto continuamente dall'essere nella chiesa che nutre la sua vita spirituale attraverso la parola, attraverso i sacramenti, in modo particolare l'eucarestia e fa in modo, ecco questa è la questione di fondo che il cristiano si unisca al mistero dell'amore trinitario di Dio in modo a lui gradito. Perché la morale cristiana non è una morale al ribasso, al minimo al sei meno meno insomma, alla sufficienza risicata, è una morale ad altissima quotazione, sospinge sempre di più in alto, al punto che proprio dentro la celebrazione dell'Eucaristia il cristiano partecipa del mistero eucaristico, cioè entra nel culto liturgico e la sua vita diventa un'offerta gradita a Dio per usare L'espressione non soltanto del compendio, ma anche di San Paolo. E poi il numero 430. Perché il Magistero della Chiesa interviene nel campo morale? Perché è compito del Magistero della Chiesa predicare la fede da credere e da praticare nella vita. Tale compito si estende anche alle prescrizioni specifiche della legge naturale perché la loro osservanza è necessaria per la salvezza. Qui siamo in un campo minato, lo riconosco, perché da tante parti venne l'obiezione, ma la Chiesa parli della sua morale, ma che diritto ha la Chiesa nella sua autorità di intervenire anche in campo morale, naturale? Precisiamo i termini, perché di solito sono proprio le confusioni, gli equivoci che ingenerano anche incomprensioni, la Chiesa nella sua autorità si rivolge a tutti coloro che desiderano ascoltarla. Non impone mai a nessuno nulla, ma si rivolge come autorità veritativa a tutti coloro che amano la verità, a partire ovviamente dai propri credenti. Un'autorità come è il Papa, come il Vescovo uniti a Lui non può tacere ciò che è davvero il bene del cristiano e dell'uomo in genere. A partire dal, dal, dalla, dalla legge morale naturale, perché anche l'uomo cristiano è uomo, interprete nelle profondità del suo essere uomo e proprio l'autorità, il Magistero della Chiesa che Cristo ha voluto perché sia sentinella e profeta del comportamento secondo verità in tutte le dimensioni dell'essere umano, dall'essere umano all'essere credente. Perciò la Chiesa, quando interviene in questi temi, pur non volendo imporre nulla a nessuno, compie il suo dovere di sentinella vigile e di profeta di umanità in grande. E nessuno ha il diritto di sottoporla a delle sentenze che sono quantomeno ingenerose. Perché si vuol fare tacere il Magistero della Chiesa? Se tacesse il Magistero della Chiesa nelle questioni fondamentali dell'uomo, nessun'altra voce si eleverebbe a difesa della dignità della persona umana. Conviene ringraziare il Magistero della Chiesa, lo fa con una perspicacia in... eccezionale. Ogni volta che interviene, eh, ringraziamo il Santo Padre, che ha questo coraggio, dettato in lui ovviamente dalla presenza dello Spirito del Signore Gesù, Spirito di verità di individuare quali sono gli interventi più necessari e opportuni per il vivere dignitoso della persona umana e del convivere in pace, nella giustizia e nella verità dell'essere sociale dell'uomo. Quindi questo è il magistero, il magistero va ascoltato, è voce autorevole, insomma, non si prenda troppo, direi, alla leggera, almeno per noi cristiani, almeno per noi che siamo ordinati, almeno per noi che siamo consacrati. Guardiamo il Magistero con grande venerazione e con grande riconoscenza. Al numero 431, quali finalità hanno i precetti della Chiesa? I cinque precetti della Chiesa hanno come fine di garantire ai fedeli il minimo indispensabile dello spirito di preghiera, della vita sacramentale, dell'impegno morale e della crescita dell'amore di Dio e del prossimo. I cinque precetti della Chiesa. Sarebbe interessante porre la domanda poi alla nostra gente, quella che frequenta la Chiesa. Dire, vi ricordate tutti i cinque precetti della Chiesa, quelli che magari sono imparati ancora nel Catechismo, da ragazzi? I cinque precetti della Chiesa. Potrebbero esserci anche delle sorprese, a grandi linee forse li conoscono comunque li praticano poi di fatto, ma conoscerli è un'altra cosa. Allora i precetti della Chiesa riguardano un minimo sotto il quale si dice cristianesimo non c'è, o meglio, vita cristiana proprio non c'è. È quello che viene definito appunto l'indispensabile per lo spirito nell'ambito della preghiera, nell'ambito sacramentale, nell'ambito dell'impegno morale e dell'amore di Dio e del prossimo. E allora veniamo al numero 432 e veniamo a riascoltare quali sono i cinque precetti della Chiesa. Essi, e okay, la domanda, quali sono i precetti della Chiesa? Essi sono partecipare alla messa la domenica e le altre feste comandate e rimanere liberi da lavori ed attività che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni. Secondo, confessare i propri peccati ricevendo il sacramento della riconciliazione almeno una volta all'anno. Terzo, accostarsi al sacramento dell'Eucaristia almeno a Pasqua. Quarto, astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti dalla Chiesa. Quinto, sovvenire alle necessità materiali della Chiesa, ciascuno secondo le proprie Possibilità. Quindi messa festiva, confessione annuale, comunione pasquale, astinenza e digiuno, sostegno economico, ma ci sono delle osservazioni che vanno precisate, direi messe in grande risalto. Cominciamo con il primo precetto, il precetto della domenica. E sarebbe da chiederci, ma precetto? Può la Chiesa precettare? Teniamo presente un principio generale che la Chiesa non obbliga mai eh, con incomodo grave, il che non vuol dire che esonera. Il partecipare ogni domenica alla Messa è un bisogno, prima ancora che un dovere. È un dovere per gli anoressici spirituali. Per quelli che non comprendono il significato, il valore della partecipazione attiva alla celebrazione dell'Eucaristia domenicale e festiva tutte dunque le domeniche, tutte le festività. Oggi purtroppo, eh, come dire, si sta diffondendo sempre di più il fatto che la messa, quando me la sento? Poche volte all'anno c'è un funerale, forse c'è un matrimonio, qualche circostanza singolare, ma di fatto la messa che cosa è? Se il luogo in cui il cristiano e la famiglia cristiana si rigenera settimanalmente non può essere trascurato e ci sarebbe da dire tante cose, penso ai genitori, che abbiano in senso la responsabilità nei confronti dei loro figli. Si dice, ma la domenica noi dormiamo, andate al sabato sera, ma non è pensabile che un credente faccia meno della messa domenicale, ben partecipata, magari anche preparata adeguatamente, il partecipare come famiglia laddove è possibile, è la risorsa più grande che è messa a disposizione del credente. Non ce n'è un'altra risorsa più grande, di incontro con la comunità, di richiesta di perdono, di affidamento alla misericordia di Dio, di ascolto di quella parola che è luce di verità per le problematiche del vivere quotidiano che è il contro sacramentale eucaristico con Gesù, che è il luogo in cui siamo mandati come missionari, evangelizzatori, dentro la realtà di tutti i giorni. Quindi c'è un recupero del bisogno di dire ogni domenica, ogni festa, approfittiamone, non lasciamo cadere queste opportunità di, 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 di formazione cristiana, di nutrimento cristiano. Ma c'è un'altra osservazione che viene fatta giustamente. Alla domenica, via tutte le occupazioni che impediscono di capire, di vivere il senso vero domenicale. È il Dies Domini, è il giorno del Signore e perciò sia anche il giorno dell'uomo che ha come Signore unico, Lui, Dio, il Cristo. Ora, pensiamo al giorno d'oggi, è vero, ci sono anche tante altre problematiche, ma... Per esempio la dispersione che esiste a Valanga negli ambienti più vari, oggi si tiene aperto dappertutto o quasi dappertutto, come se quelli fossero i nuovi templi della domenica, dove si va a rifugiarsi per fare shopping, per, fare, per vedere. Il problema non sta tanto nel fare shopping o no, ma nell'occupare una domenica tutta intasata nella mente, nel cuore. E nelle attenzioni da cose che sono diverse dall'essere domenica, cioè dall'essere giorno del Signore. Quanto tempo, per esempio, la domenica si dedica al vivere l'intimità familiare, alla conversazione, anche ad essere solidari con le persone ammalate, handicappate, disagiate, andarli a trovare è tipico della domenica, la solidarietà cristiana, fraterna e mille, e mille altre realtà che dovrebbero veramente porci in questione. Una verifica a questo riguardo è quanto mai necessaria, un po' su tutto il fronte. Poi pensiamo, evidentemente, alla confessione, si dice, annuale, almeno una volta all'anno, una pulizia generale. Se noi abbiamo amore per il nostro vestito, per le nostre macchine, eh, insomma, se abbiamo amore, li teniamo molto più frequentemente risistemati. Non accettiamo che la macchina o la moto eh, proceda per mesi e mesi con tutte le ammaccature possibili, è quello che c'è dentro di noi. Il bisogno si dice una volta all'anno almeno, ma è almeno. Poi la comunione alla Pasqua, la partecipazione dunque completa alla celebrazione Eucaristica, almeno, almeno a Pasqua, anche qui. Abbiamo poi il tempo in cui siamo chiamati ad esprimere un gesto anche di coraggio interiore, di astinenza, di digiuno. Il digiuno sotto il profilo e anche l'astinenza religioso, non tanto dietetico, proprio tipicamente religioso. Serve molto anche al giorno d'oggi. Ci sono delle persone che digiunano perché non hanno nulla da mangiare, quando invece uno digiuna volontariamente Sa imporre a se stesso una disciplina e lo fa per purificare il proprio cuore, rinforzare la propria volontà. Infine, diceva anche soccorrere le necessità della Chiesa, contribuire per quanto uno può. Perché se uno si trova in difficoltà, fa a meno evidentemente. Uno può sia anche generoso con la sua Chiesa, che è la sua famiglia, che consenta a tanti altri di poter partecipare alla Messa fare la catechesi, sviluppare la carità nei confronti dei più bisognosi, insomma la generosità in chi ha la possibilità e chi non ha possibilità economica magari dia del suo tempo, che pure è denaro, come è noto. E arriviamo alla conclusione anche di questo capitolo con la domanda seguente, numero 433. Perché la vita morale dei cristiani è indispensabile per l'annuncio del Vangelo, perché con la loro vita conforme al Signore Gesù, i cristiani attirano gli uomini alla vera fede nel vero Dio, edificano la Chiesa, informano il mondo con lo spirito del Vangelo e affrettano la venuta del regno di Dio. E dunque la vita morale coerente del cristiano non è un optional agli effetti dell'evangelizzazione. Dice di fatto quanto il Vangelo diventa norma di vita per me. E se diventa norma di vita per me, non, eh, come dire, in qualche modo eh, sopportata, ma gustata, allora mi fa vivere una qualità di vita eccezionale, che diventa per se stessa una testimonianza per tante persone. C'è bisogno di persone che abbiano questo grande coraggio, il coraggio di vivere il Vangelo, pur nella nostra fragilità. I nostri santi sono un appello a vivere il Vangelo, cioè a vivere Cristo in noi. E allora la nostra vita diventa splendida, diventa entusiasmante, diventa credibile. Al prossimo incontro di catechesi... Entreremo nell'ambito del decalogo, i dieci comandamenti. Arrivederci.